Bentornati! Anche per queste promozioni delle Seraphim c'è un video leggermente meno, anzi tanto meno elaborato rispetto a quello della title track per una B-side, che è la B-side solitamente con cui si esibiscono ai music show insieme alla title track. In questo caso stiamo parlando di Smart, la canzone che era stata poi coinvolta nei problemi di plagio per il genere musicale, plagio per la coreografia, che poi plagio per un genere musicale secondo me non vuol dire niente. La critica è stata che hanno fatto lo stesso genere musicale di un'altra artista. In che senso, raga? Cioè, no, questa cosa non dovrebbe esistere. Già soltanto il fatto di riportare questa frase, secondo me, non ha senso. Criticata anche la coreografia, perché non solo dicono che richiami molto quella di Water di Tyla, ma anche perché dicono che sia troppo esagerata per un Che che quest'anno farà 18 anni ma che ancora non ne ha. A me sinceramente non sembra così esagerata, però boh, ditemi voi. Per quanto mi riguarda, anche questa canzone è un bop, è tra le mie preferite dell'album, credo sia al terzo posto forse, non ne sono sicura, però il mini album Easy delle Seraphim mi è piaciuto molto. E a proposito, se vi piacciono le Seraphim, ricordate che molto probabilmente loro si esibiranno al Weverscon che ci sarà quest'anno e al quale andremo in tour insieme a Sivola. Le prenotazioni sono aperte, mi raccomando, fate veloci, siate veloci, perché la scorsa volta, nello scorso viaggio, mi sembra che sia andato tutto sold out in 2 settimane. Il viaggio sarà dal 10 giugno al 18 giugno e appunto, oltre al tour che troverete nel link in descrizione, andremo al Weverscon Festival, dove si esibiranno per dai 40 minuti all'ora e mezza per ciascun artista, praticamente tutti gli artisti della HYBE, dubito i Seventeen. Ovviamente non i BTS, anche se Jin verrà dimesso dal militare il 10 giugno, quindi un po' ci spero, ma non credo, cioè la vedo abbastanza impossibile. Comunque, quasi sicuramente ci saranno le Seraphim, le New Jeans, TXT, Enhypen, Promise 9, and Team. Veloci, mi raccomando. Tra l'altro, per chi non lo sapesse, perché non l'ho postato da nessuna parte, tranne nel gruppo Telegram, e perché non arrivano le notifiche su Spotify, è uscito un nuovo episodio del podcast. Non perdetevelo, perché lì facciamo tante belle chiacchierate e commentiamo anche tanti bei look della Fashion Week. E mi raccomando, per chi non l'avesse ancora fatto, seguite Alcor. Eccola Yoonjin. Lo scorso anno lei, ad esempio, al Weverscon Festival, oltre a esibirsi con il gruppo, si era esibita anche da sola al parco. Qui comunque torniamo al bere il caffè come nella intro. Bellissimi i loro look comunque. Io comunque ho questa teoria. Questa è l'era assoluta di Chaewon. Cioè Chaewon è a un livello superiore sia in Easy sia in Smart. E a me inizialmente non convinceva nemmeno così tanto bionda, invece ora mi sono abituata tantissimo a vederla bionda. Mi. Stupende comunque. Mi piace molto anche questo set. I'm a smarter, baby, smarter. Vorrei riuscire a muovere i miei fianchi anch'io, invece sono un troncone. Questa parte qua della coreografia mi piace un sacco. Il video mi sembra molto più choreography video rispetto ai loro video precedenti delle B-side che avevamo visto in Purities, Eve, Psyche and Bluebird's Wife. Però vabbè, vediamo se cambia qualcosina. Anche le riprese sono meno dinamiche, sono proprio più classiche da coreografia, dove praticamente devi imparare, da choreography video, ecco. E qui abbiamo la parte di coreografia anche che era stata criticata. Questa qua dove scendono. E comunque questi colori di capelli per loro sono stupendi. Vedete qua l'autotune. Comunque sto facendo anche le live su TikTok
e ogni sera mi chiedono almeno 20 volte chi sia la mia bias nelle Seraphim. Non ne ho idea. Oh, ecco, anche un cambio look. Stanno pubblicizzando gli occhiali, quelli di Gentle Monster, palese. Comunque gli stylist delle Seraphim io li amo. Al di là comunque di tutti i problemi che stanno avendo delle Seraphim durante queste promozioni, io le vedo proprio sentirlo questo comeback. Sentono tutte la canzone, la coreografia, sono tutte scioltissime. Bravissime, bravissime, bravissime Fimmis. Mamma mia. Sicuramente dove hanno girato queste installazioni qua hanno un significato che io non riesco a capire perché non ci arrivo. Ok. Oh, no. Vediamo se c'è un... Crazy! Crazy! Sarà un'anteprima del prossimo comeback? Crazy? Che solitamente ci danno queste anteprime sull'era dopo? Fatemi sapere se secondo voi è un'anteprima sulla prossima era. Io comunque ho assolutamente bisogno di vederle dal vivo. Fatemi sapere cosa ne pensate di questa canzone, cosa ne pensate di questo video, vi piace la coreografia? E mi raccomando, non state a pensarci troppo per la prenotazione del viaggio, perché nello scorso tour tanti erano rimasti a mani vuote perché si erano decisi un po' tardino. Spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!